Stiamo cercando di scoprire le conseguenze economiche, l'impatto del coronavirus appunto sulle varie attività commerciali. Siamo qui a Taranto in via Medaglie d'Oro presso il Salotto 42 Caffè, una rinomata attività commerciale che ovviamente sta risentendo pesantemente delle conseguenze. Certo, le misure che sono state adottate, le restrizioni sono doverose, ci mancherebbe altro, ma gli aiuti di Stato, quelli tanto promessi e strombazzati, l'intervento poderoso di cui parlava Conte, di fatto questi aiuti non si vedono, o se si vedono in misura molto ristretta. Molte partite IVA non hanno ricevuto i 600 euro e tante casse integrazioni non arrivano. Per non parlare poi che siamo a maggio e ancora il decreto di aprile non è stato ancora proprio partorito. Siamo con Giuseppe Boschi, che è appunto il titolare del Salotto 42 Caffè. Beh, Giuseppe, ci conosciamo da una vita e mi lega un rapporto di amicizia e di affetto. Qui però la figura dell'amico cede il passo a quella del giornalista e nella fattispecie a quella dell'imprenditore. E allora Peppe, come si vive in questa valle di lacrime? Ah, sai Luigi, innanzitutto è dura vedere il locale per il quale tu fai tanti sacrifici, no? Vedete, guardate la situazione, tutto chiuso, tutto immobile, pochissima gente fuori. Si lavora a stento, se dobbiamo chiamarlo lavoro. La situazione l'hai annunciata tu all'inizio. Aiuti, io faccio parliamo del semplice asporto al momento. Assolutamente, asporto, tutto in plastica, servizi, niente servizi fuori, qualcosina a domicilio in questa zona. L'hai detto tu all'inizio, aiuti, io faccio parte almeno della categoria di quelli che ancora non hanno ricevuto assolutamente. Sei una partita IVA. Sì, ma ancora io non ho visto niente neanche riguardante marzo. Certo, non è che ci avremmo fatto tanto con questo. Però era una piccola boccata d'ossigeno. Un piccolo aiuto sicuramente, ma assolutamente neanche quello. Non sappiamo, non abbiamo ancora linee guida su quando e come si ripartirà, soprattutto come, perché noi dovremmo prepararci. Si parla del 18. Si parla del 18, anche se ufficialmente ancora è l'1 giugno, per ora. La regione che aveva ipotizzato il 18. Non abbiamo certezze, viviamo in un momento di incertezza come vivremo in un periodo di incertezza di non si sa quanti mesi. Non sapremo come poter servire il banco, come potremo servire all'esterno, non sappiamo assolutamente nulla, non sappiamo i costi che dovremo sostenere per mettere a norma e in sicurezza l'attività, perché attenzione, qua non dobbiamo tralasciare la sicurezza nostra e soprattutto dei clienti, perché il problema c'è, non dobbiamo dimenticare che il problema, il virus c'è, il virus è pericoloso, non sappiamo nulla, non ci sono delle linee guida chiare e questo penso che sia una pecca gravosa da parte dello Stato. Peppe, inizialmente la figura di Conte, queste promesse, questo intervento di fuoco era stato definito, no, come supporto economico, era stato tutto così strombazzato, no? Poi alla fine abbiamo visto che c'è poco o nulla. Così come il discorso dell'accesso al credito dei 25.000 euro, le banche non è che elargiscono denaro così, non è un bancomat che tu premi ed escono i soldi, anche questo altro fumo. Ma oltre l'aspetto dell'imprenditore c'è l'aspetto dei dipendenti. Voi avete dei dipendenti e i dipendenti sono in cassa integrazione. E le casse integrazioni non arrivano, quindi parliamo del dramma dell'imprenditore, ma il dramma anche del dipendente, perché poi è tutto un giro. Tutto un giro, è una continua incertezza, anche per i ragazzi, i miei dipendenti, dipendenti di qualunque attività in Italia, e attenzione qua dobbiamo generalizzare tutto. Le casse integrazioni non sono arrivate, chiaramente hanno famiglie, tutti quanti abbiamo famiglie, abbiamo degli impegni,
non abbiamo avuto assolutamente un aiuto sulle utenze, sui fitti, sui mutui, perché attenzione, anche i mutui, non tutti sono stati bloccati. Quindi qualcuno ci deve anche spiegare come dobbiamo mangiare, come dobbiamo andare avanti, visto che comunque non dobbiamo dimenticare che ci si prospetta, anche quando ci saranno queste riaperture, un periodo di grave crisi economica a livello nazionale. Si leccherà le ferite. Esatto, tutta questa grande potenza di fuoco, io onestamente, ma io i commercianti, ma anche i semplici cittadini... Queste espressioni sono irritanti, sarebbe stato preferibile dire facciamo quello che possiamo fare, ma non... Sincero, ho notato nel periodo del lockdown Conte e l'ho ammirato come un grandissimo comunicatore, quasi ti dava tranquillità, una certa serenità quando parlava, ma signori non è arrivato assolutamente nulla, non è arrivato assolutamente nulla. Il suo è un modo di parlare, un effetto anestetizzante, no? Cercare di così di anestetizzare la sofferenza, però poi dopo che finisce l'anestesia il dolore torna e torna in maniera veramente amplificata e crea anche la rabbia sociale. Assolutamente, io davvero ripeto, niente da dire, perché comunque sicuramente forse si è trovato a gestire una situazione che dal dopoguerra non si era mai verificata, attenzione, questo non dobbiamo dimenticarlo, però gli italiani hanno bisogno di parole che, alle quali di fatti. Alle quali seguono i fatti, qualcosa di concreto. Tutto questo al momento non c'è. Bene, Giuseppe, intanto io auguro a te, come agli altri amici imprenditori, anche quelli che non conoscono, di non mollare, perché voi avete un ruolo importante, perché la piccola impresa regge l'economia italiana, perché non ci sono solo i grossi complessi, ma questa realtà, le botteghe, i bar e la microeconomia. Senza presunzione, Luigi, io penso che siano proprio le piccole imprese, il parrucchiere, il piccolo centro estetico, il bar, il ristorante, il centro sportivo, la palestra, qualunque cosa, no, che fa girare l'economia in Italia. Noi paghiamo le tasse, noi paghiamo i contributi, noi paghiamo i dipendenti e quando c'è da dare siamo i primi a dover dare. E quando c'è da non avere, ma essere aiutati, vorremmo essere trattati allo stesso modo. Vogliamo uno Stato che non sia forte con i deboli, perché abbiamo visto a Milano cosa è successo, la protesta dei ristoratori disperati, 400 euro di multa, ed è uno Stato anche che però purtroppo diventa debole con i forti, vedi le scarcerazioni dei boss di mafia. Non voglio fare polemiche, però dico attenzione, non infieriamo contro il ristoratore che vuole vivere in maniera onesta, che paga le tasse, il ristoratore che cerca, che fa di tutto per far crescere il territorio. Non spezziamo, non affossiamo la speranza, almeno facciamo protestare questa gente. Il diritto alla libera espressione, alla rabbia, alla sofferenza, alle lacrime, al dolore che c'è in ogni imprenditore, lasciamo questo sfogo. Almeno questo. Assolutamente, fin quando la protesta è pacifica ed è dettata anche da una certa sorta di disperazione, perché Luigi, qua in Italia stiamo vivendo un dramma alla quale segue sicuramente la disperazione, almeno ci lasciano parlare, chiedere spiegazioni, avere delle risposte. Vogliamo solo delle risposte, essere messi in sicurezza e far ripartire il paese. Tutto questo, non pensiamo di chiedere tanto, insomma. Bene, Peppe. Ti abbraccio, ora non è possibile perché ci sono le restrizioni, ma il cuore con voi, il cuore con l'economia che produce. Col cuore, grazie Luigi, buona serata.